Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi è una classifica, precisamente la top 5 dei 5 classici preferiti, dei miei 5 classici, quelli che adoro in qualche modo e che mi hanno rivoluzionato barra cambiato la vita. Ovviamente è una classifica del tutto personale, voi fatemi sapere qual è la vostra top 5 dei 5 classici che vi sono piaciuti più degli altri e a questi 5 libri che io ho adorato, seguirà certamente una top 5 dei 5 libri che io non ho amato. Quella ci sarà. In realtà, devo dire, non sono molto i libri che non ho amato, quindi penso che mi risulterà un po' difficile fare quella tipologia di video. Allora, partiamo subito dal primo classico, in realtà, ed è Tolstoi. Anna Karenina. Questo qui è il mio classico preferito perché è stato il primo classico che io abbia mai comprato. Avevo visto la fiction televisiva che mi aveva colpito particolarmente, si sta un po' scollando, ma c'ho anche i suoi annucci. E mi è piaciuto particolarmente, nonostante dentro sia stato stampato, cioè rilegato al contrario, nel senso che io devo, vedete, cioè praticare la copertina al contrario per poterlo leggere dritto, ma non ci importa perché, ripeto, quello che conta è la sostanza. È il mio classico preferito, l'ho letto due volte. La prima, ovviamente, penso capiti a tutti, non ho potuto non identificarmi con la coppia Anna Vronsky perché è la protagonista, ovviamente, del romanzo, quindi ti colpisce, ti conquista. Ma devo dire che nella seconda rilettura questa coppia non mi ha preso più di tanto, ma mi è piaciuta molto di più l'altra, quella caratterizzata. E io provo un attimo, magari così c'è meno luce. Bah, più o meno. E mi è piaciuta molto di più quella lì caratterizzata da Kitty e Levin. Quindi magari vi ho spoilerato un po' il libro, ma capita. Comunque alla fine no, non vi dico, non vi ho detto niente, vi ho solo detto che saranno una coppia, ma voi questo lo capirete in realtà già dalle prime parti. Già capirete che probabilmente la cosa andrà a finire così, ma quello che mi è piaciuto di più di questo romanzo è il modo in cui l'amore viene analizzato, quindi l'amore passionale tra la prima coppia, l'amore invece più profondo, più duraturo, quello che si trasforma nel tempo e che secondo me forse è anche un po' il vero amore, perché Kitty e Levin all'inizio non devono stare insieme, cioè non è scritto da nessuna parte, non, giustamente non si sopportano per un periodo, non si vedono e poi a un certo punto col tempo quel sentimento che loro non sapevano ancora chiamare amore si è evoluto, i due hanno vissuto vicende diverse, si rincontrano a distanza di tempo e lì, vabbè, lascia una dichiarazione che proprio è il top, voglio dire, perché non è la dichiarazione, la banale dichiarazione d'amore, è qualcosa di molto più, anche creativamente parlando e stilisticamente parlando, molto più bella. E quindi alla fine loro attraverseranno una serie di problemi, di vicissitudini insieme, che secondo me testimoniano proprio la grandezza e la forza dell'amore. Il mio secondo classico preferito, questo già ve l'avrò nominato in altri video, insomma, in parecchi video precedenti, e cioè Il Conte di Montecristo. Non sto qui quindi a dilungarmi perché mi piace, perché è stato il primo classico che io ho scelto volontariamente, nel senso che sapevo che era un bel romanzo, non sapevo però di che parlasse, a parte, ecco, per sommi capi la trama. Ma è stata una sorpresa piacevolissima. È un romanzo perfetto per l'estate perché si viaggia, ci si muove e soprattutto c'è molta azione, molti dialoghi, quindi non è per niente noioso. Mentre Anna Karenina ha delle parti un po' lente, ma è la stessa cosa anche per Guerra e Pace, in realtà in Dumas è solo azione, molta azione, molti dialoghi, molte riflessioni e quindi è un romanzo secondo me per l'estate veramente adattissimo. Mi è piaciuto perché mi ha cambiato la vita, è un romanzo che ti insegna ad approcciarti alla vita in modo diverso, a valutare effettivamente quali sono le persone che vuoi al tuo fianco, a dare valore all'amicizia, alla vera amicizia, a non lasciarti ingannare né tantomeno abbattere dalle difficoltà che ognuno di noi può vivere in un particolare momento e quindi è un romanzo che secondo me dà molta molta speranza e oggi più che mai abbiamo bisogno di questa speranza. Poi abbiamo al terzo posto Ragione e Sentimento di Jane Austen. Rispetto agli altri romanzi della buon cara Jane, questo è quello lì che a mio avviso è il più interessante, però credo anche quello, non voglio dire meno noto, ma rispetto al Grande Orgoglio e Pregiudizio
meno noto, sì. Mettiamola così, meno valutato, ecco, quindi sottovalutato, ecco, perché prima di tutto la storia mi sembra essere molto più, la trama intendo, scritta molto più linearmente, con molta più coerenza, molta più ordine rispetto a Orgoglio e Pregiudizio. Se voi fate caso anche al film celebre, quello lì con Keira Knightley, è come se le scene fossero un po' spezzettate tra loro. Invece, se vedete il film, mi pare del 95, di Ragione e Sentimento con Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman e altri, anche Hugh Grant, sì, mi pare, yes, sì, Hugh Grant, vedrete che la trama si può seguire con facilità. È proprio un film che, anche se voi non conoscete il libro, potete seguirlo. Devo dire che è anche fatto molto bene, fedele al libro, tranne un po' nel finale, però è un romanzo che a me è piaciuto tantissimo, forse perché in Orgoglio e Pregiudizio ci sono cinque sorelle, ma alla fine in un primo momento la protagonista è Jane, poi diventa Elizabeth. Le altre non è che, a parte Lydia, non è che poi abbiano tutto questo grande spessore narrativo, forse anche per ragioni di età. Invece qui abbiamo solo due protagoniste, tra loro opposte, dominate da sentimenti diversi, una dal sentimento più puro, l'altra invece dominata dalla razionalità, che affrontano la stessa vicenda in modo completamente diverso. E quindi ognuna delle due poi, alla fine del romanzo, cambierà. Una si lascerà andare di più al sentimento, l'altra invece si lascerà guidare di più dalla razionalità. Quindi secondo me è un romanzo molto bello che merita veramente, veramente di essere letto. Poi al quarto posto abbiamo anche qui La certosa di Parma di Stendhal. È il primo romanzo che ho letto di Stendhal, l'ho conosciuto anche qui grazie alla fiction televisiva e è un romanzo che mi è piaciuto moltissimo per l'ambientazione. Sebbene in realtà devo dire che questa traduzione della Newton Compton è molto molto farraginosa in alcuni punti, quindi era un po' difficile da leggere, ma la storia è stupenda, quindi si passava benissimo oltre. Mi è piaciuto tantissimo questo romanzo, non per i protagonisti, come avrete modo di capire anche in altri video. Io di solito non amo i protagonisti, ma amo gli altri personaggi. Nel caso specifico qui ho amato la zia, la contessa Sanseverina, una donna consapevole della propria forza, della propria sensualità, della propria intelligenza, del fatto che volendo, insomma, le donne possono far fare agli uomini ciò che vogliono, insomma, se trovano l'uomo giusto, e allo stesso tempo una donna che però vive comunque un profondo dissidio interno, un profondo contrasto, è dominata da un lato da questo, io lo definirei sentimento, non voglio dirvi che tipo di sentimento, diciamo di affetto, ok, lasciamolo così, di affetto verso il nipote, che la porta a fare tanto per lui e allo stesso tempo ad aspettare. Sì, anche che questo nipote faccia tanto per lei. Dall'altro invece c'è il conte Mosca che la ama da una vita, che lei però sembrerebbe in alcuni punti utilizzare semplicemente per i suoi fini, ma alla fine del libro anche lei si renderà conto che ci sono tanti sentimenti, che l'amore è una cosa e l'affetto è un'altra. E quindi anche lei rivaluterà profondamente il suo ruolo di donna, di femmina e di soprattutto protagonista, insomma, di questo romanzo. Io credo che rispetto a Clelia, che dovrebbe essere la protagonista del libro, per me la vera protagonista è la zia. E infine, all'ultimo posto, ma non per diciamo importanza, La signora delle camele di Alexandre Dumas figlio. Questo è stato anche questo, credo, forse ancora prima di Anna Karenina, credo che questo sia stato il primo classico. L'ho letto due volte, ricordo anche, la prima volta l'ho lessi a Ischia. Sto parlando credo di 5 anni fa forse, ed è insomma avevo visto anche qui la fiction televisiva e poi cercando giù al box ritrovai questi libri e dissi wow mamma è questo libro bellissimo, l'ho preso, l'ho lessi, l'ho divorato, l'ho amato, l'ho letto due volte ma lo rileggerei altre 300 ed è per chi insomma ha visto la Traviata di Verdi, insomma è la trasposizione teatrale migliore di questa storia. Ed è di una bellezza che ti travolge, insomma, l'amore contrastato e doloroso anche tra i due protagonisti, Armand Duval e Marguerite Gautier. Secondo me, insomma, è la grande storia d'amore, forse è quella storia d'amore che supera tutto, ecco. In Anna Karenina abbiamo la passione che divora, poi abbiamo l'amore profondo di Kitty e Levin. Qua abbiamo tutte e due le cose, quindi abbiamo anche l'amore che richiede sacrificio.
se necessario. Quindi è un romanzo. Devo dire che qua il figlio è allo stesso livello del padre, insomma, è scritto molto molto bene, quindi è una storia molto molto interessante. Allora, abbiamo finito. Sono quasi a 10 minuti, quindi ho superato il mio record dei 30 minuti e passa. Quindi vi ricordo che potete iscrivervi sul canale, su Facebook, seguirmi su Instagram. Al prossimo video fatemi sapere qual è la vostra top 5, quali sono i vostri 5 libri preferiti, anche se ne sono di più, non importa. E al prossimo video, e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi.